E tu pensi con le parole di poter convincere uno che scrive, Gaetano? Con l'omicidio Barbieri, in paese c'è un sacco di confusione. E abbiamo bisogno di tempo per capire. E le tue figlie hanno bisogno di te. E allora aiutami! Aiutami! Nel cast di due film in proiezione all'Ischia Film Festival, In nome e cognomi, interpreti Domenico, un giornalista coraggioso e dura la battaglia per l'indipendenza. È un personaggio che di cui ho sentito proprio l'orgoglio nel farlo. È l'orgoglio di chi ha una verità, la segue, la persegue. E soprattutto la voglia anche di passare un testimone alle giovani generazioni, a coloro che hanno bisogno di capire e quindi di essere informati. Invece in Li chiamarono briganti interpreti il ruolo di Carmine Crocco, un film che affronta in modo molto diretto e chiaro delle tematiche importanti. Che ricordo hai di quell'esperienza? Ho tantissimi ricordi straordinari di quel film. Film che ho amato e che amo tantissimo. La cosa strana di questo film è che, stranamente, è un film che racconta tante cose oscure della nostra unità d'Italia, è un film che stranamente non è uscito in sala, è uscito 3 giorni e poi è stato ritirato, ed è però uno dei film più visti fra quelli che ho fatto. E questa è la cosa forse che mi sconvolge di più di questo film, e non è legata alle riprese, è legata all'amore e alla voglia che ha la gente di vedere questa storia, di conoscerla e di esserne informata ancora una volta, perché l'informazione è importante. Ecco, nel momento in cui subentra l'amore, la passione, il desiderio, la distribuzione, insomma, potrebbe passare in secondo piano. No, la distribuzione è importante, è importantissima, se no non avrebbe senso fare tutto quello che facciamo. Forse potrebbe essere anche più attenta ai bisogni e ai desideri del pubblico. Con Squitieri era il tuo terzo lavoro, non possiamo escludere che ce ne siano altri, ad esempio. Ci siamo visti con Pasquale recentemente, adesso ci rincontriamo qui e ogni volta che ci vediamo parliamo di progetti insieme. A me piacerebbe tantissimo lavorare con lui e penso di capire anche a lui con me. Bisogna trovare la storia giusta e allora si parte. Per te invece c'è qualcosa in cantiere, bolle qualcosa in pentola, se possiamo saperlo? Sì, per me ci sono un paio di cosette, anche più di un paio, interessanti, una tra l'altro con Sebastiano Rizzo, il regista di Nomi e Cognomi, quindi torneremo a fare danni insieme.